Siamo a Consulenza 2017 con Luca Giorgi, direttore commerciale di BlackRock Italia. Il contesto non è dei più semplici, tassi zero, paradossi vari, banche centrali che cercano l'inflazione. Cosa dire ai risparmiatori, su quali strategie vi state posizionando? Ah sì, sicuramente è un momento molto importante perché ci avviciniamo a una fase di rialzo dei tassi di interesse. Quindi soprattutto l'anno scorso si è iniziato a parlare di riflazione che sta arrivando e sicuramente questo è importante anche per la crescita dei consumi e per l'economia in generale. Ma quello che, la domanda che tutti noi ci facciamo è in un contesto di rialzo dei tassi di interesse, come potrebbe, che impatto potrebbe avere sul portafoglio obbligazionario medio del cliente italiano che comunque è ancora molto esposto a strumenti come i BTP o le obbligazioni corporate. Quindi in questo contesto quello che stiamo proponendo noi sono delle soluzioni flessibili, unconstrained obbligazionari, e proprio di questo faremo la conferenza oggi, per cercare di spiegare come è possibile creare valore in questo contesto. Ovviamente ci vogliono strumenti non tradizionali, quindi bisogna andare corti di duration, bisogna fare relative value, tutti strumenti per cercare di andare incontro a una fase di rialzo dei tassi che comunque è già iniziata. È già iniziata a parte la Fed sul mercato americano, abbiamo sentito Draghi, comunque da 80 miliardi si passerà a 60 miliardi di quantitative easing. Quindi sta arrivando una sorta di tapering anche sul mercato obbligazionario europeo e quindi con questa soluzione si può comunque creare valore e soprattutto proteggere, visto che sappiamo che gli investitori italiani comprano strumenti obbligazionari per protezione, quindi non vogliamo comunque esporli a un rischio troppo elevato. Perché comunque per avere performance bisogna prendere rischio. Sì, sicuramente questo è uno dei paradigmi, una delle basi dei mercati finanziari. Ovvio che se un cliente comunque vuole rimanere nei mercati obbligazionari e vuole fare performance, deve essere disposto ad accettare un po' più di rischio e soprattutto deve essere disposto ad incrementare quello che è il suo orizzonte temporale. Ovviamente oggi se pensiamo ai mercati obbligazionari, ci sono soprattutto i mercati obbligazionari emergenti e il tema delle obbligazioni a yield che possono dare un ritorno interessante. Anche in questo caso però come BlackRock consigliamo di avere un approccio flessibile. Ad esempio sui mercati emergenti, ne parleremo alla conferenza di oggi anche di questo, proponiamo una soluzione unconstrained, senza vincoli di benchmark, che possa andare nelle valute locali e valute hard dei paesi emergenti e anche in questo caso che possa andare negativa di duration e quindi per creare valore in un contesto che potrebbe essere un po' più difficile, soprattutto dopo le elezioni di Trump sui mercati emergenti. Ma comunque c'è modo ancora di creare valore anche nel mondo obbligazionario per creare performance per i clienti. Il debito governativo dei mercati sviluppati, quindi mi viene da pensare anche di fronte a un timore di uscita dall'euro, un bund molto comprato e un BTP comprato per lo più dalla banca centrale, insomma. Ma sì, sono temi sicuramente importanti. Allora, andiamo con ordine. Brexit, sicuramente ha avuto un impatto anche su quello che è il mood, il sentiment di altri paesi europei, no? Adesso abbiamo tra poco elezioni in Francia, abbiamo visto già i primi round e sicuramente cresce un po' un sentimento anti-euro, come c'era in Austria lo scorso anno e come in parte abbiamo forse visto anche su quello che è successo in Italia. Ovvio che è difficile pensare a una diminuzione dei paesi, soprattutto uno scioglimento di quella che è un'Unione Europea, che poi è la base della nostra economia. Brexit sicuramente avrà un impatto, e Brexit è già Inghilterra, UK sta negoziando a livello unilaterale con tutti i paesi, quindi avrà un impatto anche sulla crescita, sul PIL. UK non penso che possa esserci questo per gli altri paesi europei, però è vero che nell'ultimo periodo abbiamo assistito a un rialzo, forse sì, dei tassi di interesse, si è iniziato a comprare bond, ma soprattutto a livello di paesi periferici abbiamo visto un po' un rialzo non solo l'Italia, abbiamo visto anche la Francia, quindi potremmo andare incontro a una fase un po' di volatilità sui mercati obbligazionari, soprattutto governativi sviluppati, però anche in questo caso c'è la possibilità di creare valore con strategie relative value, anche in questo caso lavorando con duration magari negative o comunque molto basse, quindi anche in questo contesto particolarmente difficile si può comunque creare valore per il portafoglio dei clienti. La ringrazio molto, Grazie. grazie.